Salve a tutti e benvenuti sul canale Tessiland. Io sono Andrea e questa è la nuova rubrica del Come fare. In questa rubrica parleremo degli attrezzi e degli accessori disponibili sul sito e dei loro vari utilizzi che si possono fare nella nostra creatività. E oggi parliamo delle forbici elettriche che vi arriveranno con il manuale d'uso, forbici elettriche, carica batterie e un comodo ricambio. Veniamo subito a parlare delle forbici elettriche. Allora, queste pratiche forbici sono con le batterie a litio ricaricabili, quindi noi prenderemo il nostro caricabatterie, lo inseriremo in questo apposito jack. Qui c'è una luce rossa, nel momento in cui questa luce rossa si spegne e diventerà verde, avremo la possibilità di utilizzare le nostre forbici cordless, quindi senza alcun filo, per ben 5 ore di lavoro e di taglio. Parliamo anche soprattutto del manico, che è un manico in plastica, confortevole e soprattutto antiscivolo, ed ha questo design ergonomico per una migliore, appunto, maneggevolezza nel momento del taglio. Abbiamo poi le lame, che sono al carbonio, hanno una spessore tra di loro di 1,5 cm, quindi ci permettono di tagliare anche spessori molto alti, e in più sono anche intercambiabili con un facile gesto, un click, quindi si possono cambiare per poterle poi sostituire, eccolo qui. Abbiamo anche lo start e stop di sicurezza, quindi nel momento in cui non viene schiacciato questo pulsantino nero, la lama non va in azione. Nel momento in cui noi lo schiacciamo, la lama entra in azione. Ma veniamo adesso alla parte proprio pratica, quindi al taglio. Lo proveremo sul feltro. Il feltro si sa che è un tessuto molto rigido e a volte anche un po' difficile da tagliare, soprattutto se viene messo a doppio come in questo caso. Abbiamo uno spessore di 3,5 mm e 3,5 mm, quindi per un totale di 7 mm e vediamo la nostra forbice come si comporta. Come vedete non ha fatto nessun tipo di sforzo, è stato facilissimo tagliarlo e abbiamo creato appunto il nostro taglio. Ma oltre ai tagli dritti possiamo anche creare dei tagli circolari. Ecco qui, e abbiamo creato il nostro cuore. Quindi abbiamo fatto un taglio molto preciso, veloce, è soprattutto un taglio davvero facile. In questi periodi sappiamo che c'è bisogno di tagliare tanti tanti tessuti per fare tante tante mascherine, ma noi speriamo sempre che possiamo tagliare solo tanti tanti cuori. Per adesso è terminato qui, vi raccomando, azionate la campanella, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao!